Walking home late at night, maybe half past two. A little drunk, but I'm alright, 'cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong, 'cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. I want you here with me. Am I out of my mind, or is this how it should be? You made me sing about love, so just tell me if I'm wrong. But it feels like love. Yeah, it feels like love. Yeah. Don't know what you do, but you make me feel fine. And you can't. Thank you.
Buonasera. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Adesso io vi voglio fare una domanda. Ditemi se quest'uomo alle mie spalle è normale. Oh, che? Ehi, buonasera! Ma che? Scusate, un attimo soltanto, eh? Sì, certo, finiamo di addobbare l'albero. Anzi, l'albero non l'hai portato? No, l'albero guarda ancora che... no, però aspettate che c'è. Guardate che belli! Che carini! E già siamo a Natale, ormai è dicembre. Luca, guarda che io, Luca, sì? Guarda che io sono stufa, eh. Tu hai preso questa console come un albergo, vai, vieni, non si capisce, torni. Ma no, ma buonasera carissimi amiche e carissimi amici di YouTube. Ma ingentiliamo, poi se vede pure, aspetta poco, ecco. Guarda là, no, ma piano piano ce lo sistemiamo. Buonasera e benvenuti qui con noi a questa sesta giornata del campionato nazionale di Serie C, Girone B, che vedono. Che questo vede... parte non lo fermiamo più. Dico, ma fino a mo' dove sei stato? No, io voglio sapere. Stavo addobbando io. Stavi addobbando a che? Cioè quello. Vabbè, scusa. Addobbando un paio di. No. Vai, che appendi anche queste qua. Guardate come sono carine. Bellissima queste. Ce l'eravamo preparata. Andiamo subito in campo. Eccoci qua, quindi. Sesta giornata con le squadre che hanno appena terminato il riscaldamento. Sì. Giornata qui al Palaos Antiziano Manni di Ugento, che vedrà contrapporsi i nostri falchi alla Showy Boys Galatina. Bene Luca, noi, se mi consenti, partiremmo immediatamente con la formazione della Galatina. Ok. In modo da fare le cose per bene. Allora, sembrerebbe che mister Antonio De Vitis della Showy Boys Galatina schiererà in campo il numero 6 Iaccarino Gianluca, nonché capitano, e poi il numero 7 Peschiulli Andrea, centrale, numero 8 Torsello Mirko, opposto, poi abbiamo il numero 12 Epifani Federico Alfredo, il palleggiatore, poi Verri Lorenzo, numero 15 schiacciatore, e infine Muci Michele con la maglietta numero 23 schiacciatore. Perfetto, e invece per ciò che riguarda il nostro mister De Giorgi, la formazione al momento con un po' di pretattica è la presente, ossia con il numero 1 Antonio Fracasso come centrale, con il numero 3 Alessandro Ciclis, sempre centrale, con il numero 5 il nostro capitano nel ruolo di opposto Francesco Placca Perrone, con il numero 7 Alessandro D'Amato come ala, con il numero 10 il nostro giovincello del gruppo Rocco Felicetti, il palleggiatore. Il numero 17 invece è di Davide Bisci come opposto, accompagnato nel medesimo ruolo dal numero 18 Matteo Amico come opposto. Il nostro coach è Maurizio De Giorgi, il medico sociale il dottor Alfredo Stea, il dirigente accompagnatore è Francesco Avelli e il secondo allenatore Giuliano Santoro, detto Gregorio. Detto ciò, arbitrano come secondo arbitro la signora Fiore, il primo arbitro non è ancora pervenuto, ma provvederemo. Bene. Allora, mentre le squadre stanno facendo gli ultimi preparativi prima di entrare in campo, vi informiamo su quelle che sono le iniziative che sono al momento in corso, perché come ormai chi ci segue avrà imparato a conoscere, c'è una associazione che è una serie di associazioni che a catena fanno da corona, da contorno alla nostra ASD Falchi Ugento, e si occupano di promuovere poi delle iniziative benefiche. Quella di questa settimana praticamente è quella che vede praticamente la APS Sorriso di Ugento in collaborazione, diciamolo, sì, con la Onlus Arcobaleno, che è una società di cooperativa sociale, è un centro diurno che opera qui a Ugento in via Dante Alighieri. Allora, di cui trovate qui i riferimenti. Ecco qua, praticamente all'uscita del Palaozone, per chi volesse venire, sono in vendita dietro una cifra modica, praticamente parliamo di 5 euro, delle bellissime casette del sorriso, che sono esattamente quelle che vedete in foto, oppure
per rendere la cosa molto più tangibile, eccole quelle che qua. Vedete qui, eccole qua, ragazzi. Eccole. E praticamente il ricavato viene devoluto integralmente a favore del polo pediatrico di Lecce, quindi è un'iniziativa benefica che insomma non fanno mai male, ma poi in particolar modo in periodo natalizio. Tra l'altro pesano, sì, vedo che pesano anche un pochettino, pesano, quindi senti, ma ne posso aprire una? Guarda, sì, perché una le ho acquistate io, due sono no, mie, vabbè, quindi allora, non te volentieri voglio... condivido. Ma però ho una curiosità, ma aspetta un attimo. Ah, c'è un bel rumorino, ma poi senti, pesano. Non so se si riesce a sentire. Ecco sì, qua. Sì, si sente. Il microfono, sì. Bene, sì. Bene. La mia curiosità, cioè, noi ce la dobbiamo tenere senza aprirla davanti per tutta la partita? Vabbè, noi a testimonianza che sono piene e ci sono dentro delle golosità, sì, apriremo dopo. Anzi, le ho acquistate. Vabbè, ma sai cos'è, Irene? Così entrando ci vediamo, ma così non sappiamo che cosa succede. Sì. Ma noi non le apriremo mai le casette, ma ci mancherebbe. Luca, le squadre sono in campo. Camiseria, allora, pensiamo a folleggiare. Iniziamo. Il si servizio parte a favore dei padroni di casa. In battuta il nostro palleggiatore Felicetti Rocco. Momento di stasi e di religioso silenzio qui al Palozan, mentre ne approfittiamo anche per presentare lo staff tecnico. La camera di cui vedete in questo momento l'inquadratura è abilmente pilotata da Luca Carangelo, che è in camera mobile, quindi col ponte mobile 1, mentre in regia abbiamo quest'oggi Elisa Gucci, che si sta cimentando nella regia principale, e abbiamo quest'oggi un'altra novità, c'è una seconda regia integralmente dedicata agli slow motion e alla moviola replay, la quale è in mano alle sapienti mani di Paolo Carluccio. Mamma qui mia, con voi in, guardate, per chi non ci conoscesse, ormai ci conoscono, io sempre più scioccata, ogni volta ci sono novità. Non ti scioccare, non fare la sciocca. Allora, Irene Viva. Il collo così glielo tiro. E Luca Carluccio. Ok, vabbè, via va in campo. Bene. Bene. Pare che si siamo pronti. Stanno comunicando che è tutto ok e si può. Si parte. Iniziare. Felicetti, vediamo un po' lo showboy cosa fa con il suo numero 8, Torsello Mirko, conquista questo primo passaggio. E porta già il Galatina a punti 1. Ora in battuta io chiedo sempre ancora scusa, ma ecco qua, questo alla... è uno di quei casi, Irene, in cui ci sono le maglie del Galatina che sono a contrasto bassissimo, quindi è veramente, i numeri sono difficili da vedere, quindi ci scuseranno anche gli amici di Galatina, sì, che ci stanno seguendo. Devo memorizzare, ecco, le facce, forse esatto, faccio prima. Okay. Perfetto. Cavolo. Azione, eccola, ecco qua. Secli che va a beccare una palla che era, non c'è nemmeno uno slash, era una free ball che arriva e viene bloccata immediatamente a rete. Eccola qua. Quindi ci riporta sulla parità 1-1 con il servizio che torna nelle mani dei Falchi e di cui si incarica Alessandro Armato, che batte in questo momento al Galatina e va una ricezione sporca che, eccolo qua, lo vediamo nel rallenti. La palla arriva, viene ricevuta ma va a finire sulla rete e cade in zona d'attacco del Galatina. Aggiorniamo il punteggio, quindi siamo sul 2-1. E fa acqua un po' da tutte le parti oggi la ricezione del Galatina. Anche questo servizio ad opera di Alessandro Amato consente di conquistare un altro punto, quindi siamo 3-1 adesso per i Falchi. Riceve il Galatina, Epifani alza e bene, si chiude questo attacco con il muro dell'Ugento che non riesce a contrastare l'azione del Galatina, che conquista il secondo con punto il suo, sì, numero 23, Muci. Adesso sto cercando un po' di memorizzare i visi perché le magliette sono... Sì, vai Irene, questa è la tua specialità. Allora, battuta del Galatina, Stefano Felicetti, va Stefano e spinge la palla contro il muro che sfiora e fa arrivare sulle retrovie. Potentissima! Epifani, questa azione di contrasto a muro, eccolo qua. No, non per Muci, per Verri Lorenzo. Va giù, si pianta, ecco qui ripresa la nostra muro camera fuori. 4. È in battuta adesso per il Galatina il capitano Iaccarino.
batte Iacrino, riceve Jacopo Urso e in attacco il nostro Stefano, ma è fuori la sua lungolinea e si portano in vantaggio i giocatori del Galatina 4-3 e tornano sempre al servizio con Iacrino e Gianluca. Fischio dell'arbitro. Riceve sempre Jacopo Urso. Felicetti di nuovo per Stefano che spinge questa palla un po' difficile per Luca. Si sbilancia, infatti rischia anche di cadere. Però riporta la squadra, le due squadre in parità. Ora in battuta abbiamo il nostro Alessandro Seclì. C'è Verri, Epifani per... Bella l'azione, c'è stato un bellissimo scambio perché su un pallonetto che penso sia stato piazzato da Mucci è intervenuto Rocco Felicetti, il nostro palleggiatore, il numero 10, che ha regalato una free ball al Galatina e ne ha approfittato immediatamente andando a tirare una bomba che è finita fra le mani di Alessandro D'Amato. Quinto punto per il Galatina. Felicetti per il nostro capitano, riceve Apollonia. Stefano Felicetti, rapida combinazione sotto rete, uno Stefano Felicetti fracasso, eccolo qua, lo vediamo Antonio che va a piazzare la palla a terra e a ridosso del esattamente nei paraggi del centrocampo, quindi ci riportiamo in parità, 5 pari con il nostro capitano Francesco Perrone che si occupa del servizio. Apollonio, Epifani per D'Amato, che bomba Stefano, vediamo se ce la fa Jacopo Urso, uno tra i giocatori più giovani della nostra rosa, devia il muro Stefano Felicetti, Stefano è bella l'azione a contrasto a muro, molto potente, eccola qua, lo vediamo la schiacciata di Luca Stefano ma staccata dalla rete, per cui riesce il muro del Galatina a piazzare fra tre giocatori dei Falchi la respinta a muro e conquista in questo modo il sesto punto e il servizio in questo primo set. Bello scambio di Jacopo, sembra essere particolarmente in forma. Il nostro capitano alza fuori, vediamo un po', chiama dentro l'arbitro ma secondo me era fuori Luca, non so se chiama un tocco, ecco l'arbitro ha chiamato un tocco. Non so se tu sei riuscita a vedere Irene, ma la sequenza è stata veramente molto rapida. No. Torna in battuta del Galatina, siamo 7-5, riceve sempre il nostro Jacopo Urso, Stefano appoggia. Non passa l'attacco di Iacrino. Che arriva veramente lunghissimo, quindi. Era una posizione scomodissima, la va ad appoggiare sul nastro e finisce a terra. Sesto punto per i Falchi con il Galatina in vantaggio di una lunghezza. Al servizio Luca Stefano e quindi c'è da aspettarsi certamente un bolide che attraversi il campo a tutta velocità, battuta al salto molto forte, lo attraversa effettivamente ma va a finire praticamente, rischia di fare canestro. Dall'esordio sì. Si capiva già che poteva essere 8-6, speriamo Irene che... Ecco, nelle ultime partite c'è stato una serie di errori nei fondamentali che speriamo non si ripresentino questa volta. Speriamo di no. Schierati in linea i Falchi. No. Questo è stato proprio un fraintendimento colossale perché guardate Jacopo la palla. Ha visto indietreggiare Luca Stefano, quindi ha pensato che stesse ricevendo lui. Allora, ritorna di nuovo il Galatina in battuta sul 9-6. Riceve Urso. Jacopo. Felicetti, D'Amato. Riceve il Galatina. C'è Apollonio. Riesce... Bellissima questa azione con Torzello. Guardate qui la
potente la schiacciata di Torsello, di Torsello, che però viene respinta dal muro e carambola sulla testa dello stesso Torsello e va fuori. Buona chiusura del nostro muro. E quindi siamo sul 9-7, 7-9, con Antonio Fragasso che si incarica della battuta. Ok, Epifani per Peschiulli. E ottiene un bel block out, ce lo rivediamo qui da rallenti, sì, dalla camera centrale. 10-7. Sta giocando bene il Galatina. Fuori il servizio di Muci Michele. Io sono un po' in difficoltà oggi con i giocatori del Galatina. Sì, la partita che ancora è diesel. Cerco di memorizzare i visi, ma... Sì, ma purtroppo è quello, Irene, perché la maglia verde... Allora, a parte il verde da notare, non voglio che sembri una critica, io lo dico perché non vedo, mi dispiace che non riesco a nominarli, no? Come giusto che sia. Sì, assolutamente. Cioè, e poi la mia vista, purtroppo... Ma pian piano miglioriamo. Ecco qua, nel frattempo... La mia vista con gli anni sta venendo meno, quindi questi numeri piccolini davanti mi mettono. Senti, guarda, non ci provare proprio, perché la mia vista, dico, è bella che è andata già da un po' di tempo. Vabbè, quindi però... queste sono le situazioni in cui veramente a bassissimo contrasto queste maglie mi è realmente difficile andare a distinguere i numeri, ma distinguo nettamente questo block out che è guadagnato dalla formazione del Galatina sulla parte opposta rispetto alla nostra postazione del campo. 11-9 in questo momento, in questo primo set. Battuta per Schiuri. D'Amato, Felicetti, va Francesco Perrone con un impeto invidiabile che va a piazzare una diagonale veramente stretta sulle gambe di Peschiulli e ci regala il decimo punto. Alessandro D'Amato in battuta. Dai, sono un punticino adesso, dobbiamo agguantarli. Stefano, scusatemi, D'Amato replicano su questo versante i giocatori del Galatina. Guarda là, block out da questa parte, nettamente ripreso dalla nostra camera di replay. Quindi dodicesimo punto per la formazione degli Showy Boys. Al servizio in questo momento. Potente anche questa schiacciata di Luca Stefano, invitato a nozze da Rocco Felicetti sul lato destro del campo. E siamo sul 11-12 con, per la prima volta, Alessandro Seclì al servizio per i Falchi. Scordinata la ricezione del Galatina in questa occasione. D'Amato, free ball, riesco a regalare, bloccano, torna in gioco la palla. Tentano una combinazione veloce che riesce perfetta l'intesa fra il libero della Galatina, Pollonio, con il compagno di squadra. 12 pari, quindi si riagguanta la parità in questo primo set qui dal Palazzo Antiziano Manni di Ugento. Di nuovo Alessandro Seclin battuta. Epifani out, nettamente fuori. Epifani la per Torsello, che invece sì, la manda un po' a Fagiani. Okay, guarda, io dovrei riuscire, Irene, per darti efficacemente una mano a vedere i numeri, ma credo ho serissime difficoltà. No, ma guarda, credo guarda, sto seguendo te per cercare di memorizzare. Battuta di Alessandro Seclì. Azione offensiva del Galatina che saggiamente va a pescare un... Come si dice, un buchino in zona 2 e ne approfitta immediatamente, guadagnando il tredicesimo punto, nuovamente parità, un punto in più, con il servizio che nelle mani del Galatina. Di Verri, che è stato poi l'artefice di questo tredicesimo punto per il Galatina. Lui in battuta, forte. D'Amato, servizio. Felicetti, Perrone, mamma mia, che bomba! Dai. Che bomba!
Ha avuto... Francesco, staccato, era sulla linea, guardate, stacca sulla linea dei 3 metri, riesce a bucare il muro e a beccare il difensore centrale del Galatina. Pardon, posizione centrale. È stato come uno sparo, sì. Una cannonata. Ecco di nuovo Francesco Verri, Epifani. Out! Ah, invece forse c'è stato del tocco del... Vediamo, chiama tocco l'arbitro, vediamo un attimo se il replay ce lo fa vedere. No, sì. Beh, ci fidiamo però ovviamente della parola dell'arbitro che era lì a due passi essendo avvenuta l'azione sul lato opposto del campo rispetto alla nostra postazione. Siamo sul 14 pari con il Galatina in battuta. Urso, Felicetti... E va a tentare la palletta Luca Stefano e diciamo che in seconda battuta riesce a portare il punto a casa, perché ecco qua, vediamo che arriva la difesa del Galatina ma non riesce ad alzare efficacemente la palla. Quindi 15° punto con lo stesso Luca Stefano che si incarica della battuta. Vediamo, sicuramente riopterà per il salto perché non conosce altro tipo di battuta. E bisogna dire che nel momento, eccolo qua, è una sua battuta di quelle veramente potenti. Articola l'attacco e va a ottenere un bellissimo block out. Molto molto bella l'azione offensiva del Galatina. Guardate con la palla che rischia di arrivare qui in regia praticamente con il 15° punto del Galatina. Allora, qui in battuta per il Galatina abbiamo... No, non ce la faccio. Non, proprio il numero, non riesco a vederlo. Stefano, Felicetti, D'Amato, con la palla che sfiora il nastro e va a toccare Epifani, fuori dal campo di gioco. Ok, Epifani, perfetto. Il palleggiatore. Bene. Urso, Felicetti, D'Amato, palletta, non forza, tocco del muro qua. E articolazione dell'attacco, no, qui e vabbè. Ai, Muci qua. È andato un attimino fuori tempo e questa le mani. È, beh, sì, che praticamente l'intento era palesemente quello di provare la palletta, ma va a finire la palla nella metà campo del Galatina regalandoci il 16° punto. Antonio Fracasso in battuta. Balza Epifani. Va molto potente. Molto potente la schiacciata da parte di Torsello. Di Torsello che finisce fra le mani di Luca Stefano che non riesce ad articolare l'azione indirizzando la palla verso Rocco Felicetti. Quindi nuovamente in battuta il Galatina. Vediamo un attimo. In battuta Muci, Michele Muci col numero 23. Allora, cosa succede? Ha chiamato la formazione. Forse. Allora, ne approfitto mentre scorrono le grafiche sotto per ringraziare i 1085 tra i nostri ascoltatori che ci hanno messo un bellissimo e graditissimo follow, segui su Instagram e anche i 153 Stefano. Che ci stanno seguendo su YouTube. D'Amato, è potente il muro del Galatina. Accidenti. Da Peschiulli. Staccato Alessandro D'Amato dalla rete e da Torsello. Chiede time tempo, out, primo time out De Giorgi. Ok. Sul allora. 18-16. Perfetto. Allora Irene, sul time out io direi di aggiornare un attimo i nostri amici che ci stanno ascoltando su quella che è la nuova composizione dello sponsor wall, che rispetto alla volta scorsa, se andate a vedere quella che era la composizione della volta precedente, si è arricchito un bel po'. Perché abbiamo avuto diverse altre aziende che si sono inserite nel parterre du roi dei nostri sponsor. Ma sono andati... Ma come sei edotto? Ah, pensavo... Vabbè, meglio edotto che altro. Scusate, siamo in periodo di Natale. Ormai c'è odore di cartellate e pulcidruzzi nell'aria. Eccoli. Avete notato che ho usato, voglio dire, un termine francese... Così. Mica gotiche. Ok, parte, accidenti, compare la curva dell'Ugento e accidenti, devono fare piano queste cose, io perché insomma poi il cuore sorpresa. È quello che è, sorpresa, parte.
Ed ecco con la stupizia di Mucci. Cosa succede? Chiama vediamo, fuori, chiama la fuori l'arbitro. Non c'è tocco, quindi è il 19° punto per la formazione del Galatina. Ok, abbiamo anche il replay, ci dicono la regia e lo vediamo immediatamente. Eccolo qua dalla nostra camera laterale. Vediamo la prospettiva. Nel frattempo è ripartita la muro fuori di Peschiulli e di Verri. Magari a vedere. Nel frattempo Ugento accorcia le distanze e si porta al servizio con il suo regista Felicetti. Riceve Mucci. Epifani per Peschiulli, che manda fuori questa sua cannonata. Viso un po' amareggiato quello di Andrea Peschiulli. E ritorna in battuta Rocco Felicetti dopo aver conquistato questo 18° punto, che ci avvicina ad una sola lunghezza dagli ospiti della formazione del Galatina. Scambio tra gli arbitri, il classico segnale del tutto ok, e si riparte. Rocco Felicetti in battuta. Mucci, Epifani. Per out. Sempre fuori per Torsello. Guarda Irene, sinceramente vediamo un attimo il ralenti. Sai che mi era sembrato di vedere un tocco? No. Era una questione di prospettiva. No, quindi corretta la decisione arbitrale. Nuovamente in parità sul 19 pari. Bene, Rocco Felicetti, il nostro decano, aspirante al titolo di giocatore più giovane del campionato, almeno così dice lui. Eccolo che riceve Felicetti. Urso va da questa parte, D'Amato. Alessandro D'Amato che becca, mamma mia, becca. Eccolo qua, vediamo zona un attimo 5, un angolino. Accidenti, questo è un tiro nascosto da biliardo, dico, non è infatti, guardate là. La imbuca proprio lì e parte forte adesso con insieme al vantaggio l'incitazione da parte della curva. Bravi ragazzi, dai che vi vogliamo sentire. Allora, dove eravamo rimasti? Scusa Luca, che allora eravamo rimasti alla comparsa a sorpresa, eccoli qua, della nostra super curva. Farchichi. Eccoli là, eccoli là che si sono scalmanati. Hai capito i ragazzacci che hanno combinato? Stavano imboscati, perché sinceramente fino a un po'... Sì, non c'erano. Erano tutti non c'erano. Là, non capivo. Erano tutti di là vedi, movimenti. Sul più bello sono venuti fuori, sono belle queste sorprese. Bravi. Perché creano movimento. Bravi ai ragazzi della curva, bravi. Che ora non ci sentono, ma sicuramente ci sentiranno dopo. Vi stiamo salutando, che ci rispondono. Eccoli che ci vedono. Eccoli che partono forte. Via Rocco Felicetti, ancora in battuta sul 20-19. Vantaggio di Falchi. Vai Epifani, tenta la palletta. Felicetti di nuovo, quel giovinastro. Va Francesco Perrone, block. Bravo. Out. Bravo, eccolo Francesco. Qua, block out. Ce lo gustiamo. 21° punto per la formazione dell'Ugento con il tamburo della curva dei Falchi che riempie l'aria. E qua c'è sempre un po', diciamo, di esperienza. Eccolo qua. Del nostro capitano Apollonio. Out fuori, anche fuori, questa 22° punto. Henry. 22° punto. Eccolo qua, ci ragazzi, vediamo in rallenti. Sì, magari se riusciamo a favorire, anche perché vedo il giocatore del Galatina che diciamo contestano questa decisione arbitrale, però a me sembrava veramente abbondantemente fuori. Sì, questa era assolutamente inequivoca dalla nostra postazione, perché la palla è venuta da questa parte del campo. Adesso è un nuovo time out chiamato questa volta da Mister Davidis. Perfetto. Mentre qui sotto vedete un gentile invito a scorrere, lo facciamo ripassare, di iscrivervi ai nostri social, è gratuito.
Non costa assolutamente, ma vi possiamo assicurare che per noi conta realmente tanto, sia come apprezzamento verso quello che facciamo volontariamente, trascorrendo piacevolmente insieme fra di noi e con voi ogni domenica in cui siamo qui in diretta, tanto. Ma dà poi visibilità a questa bella, bellissima realtà locale che è la nostra squadra di pallavolo, e che riprende peraltro, sta iniziando a circolare in questi giorni anche qualcosa che riguarda il cinquantesimo. Sì, che è una bella, e ce ne occuperemo man mano ampiamente. Torniamo in campo. Rocco Filicetti ancora in battuta. Riceve Epifani per Torsello. Epifani adesso di nuovo per Torsello. Va giù la palla, va giù. Eccola qua, il muro a due di Alessandro D'Amato e Alessandro Seclì, i due Alex. I nostri incrociati, the wall. Eccoli qua. Quindi 23° punto in questo primo set della sesta giornata del campionato nazionale di Serie B della Latina. Irene. Mi pare sia entrato il numero 9. Sei Irene? Sì, fai un attimo tu, io metto un'altra ghirlanda, va. Ancora questa ghirlanda. Prendi anche le palline, scusa, te le ho portate. Ecco, guardate. Argentate, ma dobbiamo parlarne? Sciccose. D'Amato! Cerca una buffonata, ma... Che mi sono perso? Io che ho detto uno strafalcione, tanto per incominciare, vabbè. E mi scuso, non era riferito assolutamente ad Alessandro. Allora, Alessandro D'Amato ha cercato di fare, come si dice, una birichinata, no? Ha spinto la palla. La mandragata, mi è uscito buffonata, perdonami. Alessandro, non volevo darti del buffone. Però ma siamo al primo set ball. La palla è andata fuori, ma pare ci sia stato un tocco della. Ok, e quindi vai, Rocco Felicetti continua la sua serie fortunata di battute. Chiuso il set, ragazzi. Questa così. Proprio guarda lì, con tac. Assoluta nonchalance. Tac, tac, tac. Bene, e quindi ci portiamo a casa questo primo set. Aggiorniamo il tabellone senza indugi. Azzeriamo i punteggi parziali, eccolo qua, 0-0, e mandiamo fra un secondo, se la regia, come già ci ha comunicato prontissimamente, gli highlights tutti per voi. Oh yeah. We'll be right back.
si riparte, si ritorna in campo. Yeah. Ok. E Irene, prima di tornare in campo, io darei un'occhiatina a quella che è la classifica in questo buongiorno. Momento. Buongiorno. Buongiorno. Ma non mi dire che non vedi, che non riesci a vedere. Sei un 70 pollici. Allora, facciamo così che è più semplice. Guardiamoci il tabellino punti a è questo giro, ok? Questo ragazzo, guarda, non lo so. Oggi mi fa proprio, mi prudono le mani, Mi prudono le mani. Francesco Berrone alla quinta giornata, il nostro capitano guida la classifica dei top scorer con 77 punti, seguito da Alessandro D'Amato con 60, Luca Stefano 50 punti, Antonio Fracasso 34, Alessandro Sli 33, Rocco Felicetti, pur essendo palleggiatore, i suoi 16 punti, le sue 16 sortite le ha fatte, seguite poi da Gabriele Rizzo con 10 punti, Davide Bisci con 9 punti e Matteo Amico con 4 punti. Torniamo in campo con il Galatina che va a servire becca l'angolino, ecco questo è il karma praticamente. Questa, guarda lì, questa è una mandragata di Sì, questa, guarda lì dove è andato, veramente una bella battuta. Bravo, 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 bravo. Ok, primo punto per gli Showy Boys in questo secondo set, il primo con i Falchi che conducono per un 7-0. Nuovamente Peschiulli, Urso, ecco, Urso si improvvisa alzatore, Alessandro Sigri, sì, e va Alessandro D'Amata a tentare di buttare a terra con una schiacciata potentissima, scordinato Francesco Perrone, butta dentro Alessandro D'Amato, mamma mia, fasi concitate, palla che viene schiantata contro la rete da parte del Mucci, perfetto, del Galatina. Si insacca qui l'attacco di Mucci dalla seconda linea. Fortissima adesso l'incitazione della curva, il tamburo che sta iniziando a rimbombare realmente parecchio. Ma sono rumorosi, Rocco Felicetti ancora in battuta. Verri, Epifani proprio per Verri. Out! Vediamo un po'. Vediamo, sì, non c'è tocco da parte del muro dell'Ugento, quindi secondo punto per i Falchi. Con il servizio che resta fra le mani di Rocco Felicetti, che continua a quanto pare la serie fortunata con la quale ha concluso il set precedente. Eccolo qua. Out questa battuta. Saggiamente i giocatori del Galatina seguono la palla fino al fondo campo, ma la lasciano sfilare nel momento in cui si rendono conto che la traiettoria è troppo alta per intercettare il rettangolo di gioco. Cambio palla sul due pari. Torsello adesso per il Galatina, si accinge a battere Stefano Felicetti per mamma mia che ha combinato cipicchia, ci si è incacchiato Alessandro Segli, guarda lì un blockout ma potentissimo che va a trovare la parte esterna delle mani del muro del Galatina e con la palla che schizza via verso la panchina. Terzo punto per i Falchi. D'Amato il servizio per i nostri ragazzi. Riceve Verri, alza Apollonio, spinge di nuovo Verri sull'angolino della zona 6. D'Amato, niente. Felicetti e va Luca Stefano senza forzare, ma la palla fuori. Va fuori, sì. Cerca una lungolinea. Cerca un lungolinea furbo, ma eccolo qua. Speravo in posizione arretrata. Di trovare le mani nel muro, sicuramente, ma... Non c'è riuscito. Verri in battuta adesso per il Galatina. Battuta al salto per lui. Out, fuori, direttamente però. Fuori. Rivediamo la battuta di Verri al salto. Marziale, il tamburo della curva. Alessandro Segli in battuta, non forza, riceve recessione molto alta da parte del Galatina con una schiacciata che va direttamente fuori. Fuori. Chiamano il tocco i giocatori del Galatina, ma vediamo se il replay ci riesce ad illuminare. No, è proprio assolutamente molto alta. Okay. Quindi, quinto punto, Alessandro Segli ancora in battuta per i Falchi. Riceve il Galatina, azione offensiva, cerca tenta la sortita
ma da alzatore Rocco Felicetti intercetta, tocco del muro e il gratina, ecco qua, spinge dietro Antonio... Alessandro D'Amato, Fracasso, eccolo qua, Fracasso, pardon, Epifani per Torsello, eccoli, mamma mia, eccolo Alessandro D'Amato, cosa fa, bellissima, non riusciamo Rocco a portare Felicetti a casa questa azione, però guardate che cosa fa Rocco Felicetti, un'azione atletica da incorniciare, questa gliela manderemo negli highlights nel corso della settimana. Giustamente, ci ha provato. Un pallone difficile da recuperare. Assolutamente sì. Ma tra l'altro perché era molto lontano ed è arrivato veramente con un gesto atletico, ecco, più da ginnasta, ecco, più che da atleta di pallavolo. Da ballerina classica, sì. La spaccata. Via, torniamo in gioco. È la palla che va direttamente sulla rete per regalando il sesto punto in questa seconda frazione di gioco ai Falchi da parte del Galatina. Francesco Perrone, che ha appena concluso il suo teatrino, il suo siparietto con Jacopo Urso per il passaggio della palla, si prende tutto il campo da basket e va al salto. Forza! Apollonio. Epifani. D'Amato. Felicetti, va D'Amato, palla corta, no, era Antonio Fracasso di nuovo, e stavolta va Luca Stefano, schianta la palla contro il muro, che riesce comunque a recuperare in zona 5, Epifani. Palla che rimane, accidente, bella azione, eccola qua, wow. Ce la vediamo, palla che viene smorzata dal muro, ma rimane, cerca Rocco Felicetti di riprenderla, di reintercettarla, ma non ce la fa. Quinto punto per la formazione del Galatina e cambio campo, cambio di palla. Epifani in battuta. E parte il nostro Urso, free ball. Ai. Riceve Antonio Fracasso, va e va la seconda volta sulla seconda ricezione. La seconda va a segno. Approfitta Muci del Galatina di questa ghiotta occasione. Allora Irene, mi sono accorto che praticamente con il mio grado di diottrie, da questa distanza tra capigliatura e barba, quest'oggi faccio confusione fra Alessandro D'Amato e Antonio Fracasso. Eppure potente, c'è un po' di differenza quantomeno nell'altezza. Eh sì, ma eccoli c'è anche un po' qua di cataratta però. Cataratta, esagerato. Andiamo, Epifani per Muci. Palla che sinceramente avevo visto un tocco del muro, no? Quindi se la palla ha viaggiato, vediamo un attimo. Sulla rete. Sulla rete. Viaggiato. È stata deviata dal tocco del nastro. Certo, e non è assolutamente invidiabile la posizione degli arbitri, perché devono avere veramente un occhio molto molto allenato, perché spesso le azioni sono realmente fulminee. Ve lo dico io che lo faccio, è difficilissimo. Guardate là cosa spara. Mamma mia, Luca Stefano quando la imbrocca. Eccolo, riceve ora, mamma mia. Va Alessandro D'Amato, non forza, e cerca la posizione centrale del campo del Galatina, che regala una free ball. Stefano, Felicetti, va! Luca Stefano, mamma mia, che hanno combinato. Si stanno caricando, allora, sempre più, guardate qui cosa riesce a propiziare Rocco Felicetti. L'intesa che si è palesata da subito, ma che si va consolidando partita dopo partita fra il nostro palleggiatore, il numero 10, Rocco Felicetti, e Antonio Fracasso, è veramente, veramente eccezionale. Continuate nel frattempo a iscrivervi ai nostri social insieme al nostro grazie. Eccolo qua, Luca Stefano ancora in battuta, potente anche questa, mamma mia, che carambola. Riceve bene, sì, difatti. Tutto sommato. Stefano costringe la schiacciata del Galatina a regalare una free ball, la palla arriva intercettata da Felicetti, Perrone si improvvisa alzatore, va Alessandro D'Amato, mamma mia che carambole. Luca Stefano stavolta alza, lunga va azione. Francesco Perrone, butta dentro, alza Apollonio e la palla stavolta torna, che bello scambio Irene, Felicetti, Alessandro D'Amato. E che succede? Palla fuori, che viene data al Galatina, non era rileva fuori. Tocco. Ok, era fuori, non rileva tocco, difatti l'arbitro, vediamo un attimo, vediamo qua. La palla va direttamente fuori, lambisce la rete, ma diciamo che non riesce a gabbare l'occhio attento dell'arbitro. Beh, comunque era proprio lì vicino, insomma, era difficile. 8-7. Andiamo in battuta, Muci. Urso, Felicetti. Stefano chiama, Stefano alla pipe, eccolo là, arriva
e la palla che non rimane passa, al di qua non passa. Quarto tocco, la palla va a finire direttamente sulla rete, la vediamo, ecco qua, anche in posizione abbastanza sottoposta rispetto alla linea del nastro. Allora, vediamo un po', adesso Antonio Fracasso in battuta, si rischierano i giocatori del Galatina. Verri, Epifani per Torsello, che con una diagonale manda fuori il suo attacco e consente a Lugento di allungare ancora le distanze. 7-10, ritorna in servizio Fracasso, fuori 8-10. Aggiorniamo il tabellone. In battuta adesso Peschiulli, riceve D'Amato, Stefano, non si capisce. Mamma mia, salva sì, se c'è una controtempo. Perrone riceve, Urso ributta dentro e butta in qualche modo al di là della linea di rete Alessandro D'Amato. Torna alla palla dei Falchi, Stefano, Felicetti, D'Amato. Che succede? Viene chiamata una doppia da parte dell'arbitro. Sì. Doppia. 9-10. Si avvicina il Galatina. Di nuovo Peschiulli in battuta. Riceve Stefano. Felicetti per Perrone che insacca sulla rete. Vabbè, questa passa. La passiamo, eccolo qua, Non passa. 10 pari. Riconquista la parità il Galatina e subito pronto corre in soccorso il tamburo della curva. Mamma mia, un tiro in inizia molla. Ad alzare il tono di voce. Stefano, svirgolata in ricezione, D'Amato e butta dentro Francesco Perrone. Peschiulli, Epifani per Torsello. Con la palla che rimane da questa parte, veramente Ugentino, una bella azione. Sì. Il muro non riesce a chiudere. E quindi per la prima volta in questo secondo set i ragazzi dello Showy Boys Galatina passano in vantaggio. E questa credo che sia la quinta battuta di Peschiulli. Riceve Stefano. Felicetti per Perrone che non forza. Epifani, una veloce. Spinge qui furbescamente Alessandro D'Amato e trova così una piazzetta alle spalle del muro del Galatina. Di nuovo in parità le due squadre, insomma, stanno giocando alla pari, se vogliamo dire. Felicetti in battuta. Come pari è il punteggio in questo momento? Verri, Epifani di nuovo per Verri. Carambola fuori il muro argentino con una traiettoria bellissima, perché guardate un attimo sparata, ma praticamente ha preso un effetto dopo il tocco, eccolo qua, guardate che svirgolata. Torsello, 12° punto per gli Showy Boys Galatina. In battuta Torsello, dicevamo. Stefano, Felicetti per D'Amato, Murato, di nuovo Stefano. Di nuovo Felicetti per il nostro capitano, cerca di buttare dentro Alessandro D'Amato, ma è costretto ad arretrare rocambolescamente. Era fuori il muro, peccato, è stato un istinto quello di voleva sfruttare questa palla, ma in realtà non si è reso conto che era fuori. 13-11, due le lunghezze di distanza conquistate dalla squadra del Galatina. Stefano, è su di lui che battono, non si intendono tanto Felicetti e Segli. Palla Torsello che resta là, non fa passare. 12° punto, lo vediamo, eccolo qua l'azione del Galatina. E Irene, devo dire che c'è un passo molto molto interessante, diciamo, in alcune delle altre partite si è partiti in maniera un po' stanca, qui invece entrambe le squadre hanno interpretato, stanno interpretando la partita sin da subito in maniera molto molto determinata. Eccolo là, guardalo. E ci sta, battuta di Alessandro D'Amato, free ball regalata dal
difesa del Galatina, eccolo in tutta la sua possenza. Belle Alessandro Seclì che va a buttarla a terra, 13° punto, ci regala la parità con Alessandro D'Amato che va in battuta. Ma posso farti una domanda? Ma come avete installato quelle telecamere sui canestri? Allora, quelle camere sono state installate con delle clamp. Mamma mia, scusami Irene, scusami, questa se la merita avuto, la replay. No, perché ha avuto il tempo di chiamare il quarto tocco. Orco cane, guarda lì. E di murare. Eh sì, difatti. Bravo Alessandro. E lui è sempre il nostro The Wall, Alessandro Seclì. Non ti dicevo, passa lo straniero. Allora sono delle clamp praticamente magnetiche ad altissima intensità, quindi anche se vengono colpite dal pallone le camere rimangono lì, e il cablaggio è avvenuto per quella che in questo momento i nostri telespettatori vedono da sinistra. Un attimo che ci facciamo aiutare dalla regia nel momento in cui si ferma l'azione e va la palla che va a terra. No, a me era sembrata dentro, sinceramente. No, vediamo un attimo il replay, cosa ci dice. Eccolo. Guarda, qua, già Verri è... Io la vedo sulla linea, sinceramente. Non so se abbiamo un replay arretrato. Ecco, però praticamente se la regia ci fa vedere la prospettiva da entrambi i lati non appena si ferma l'azione. Eccolo, bomba da parte di... Eccolo qua, di Francesco Perrone. Era fuori Luca, si vede già dall'ombra. Nel frattempo gli argentini hanno superato gli ospiti di una lunghezza. Riceve Verri, veloce di Epifani, per Muci, Michele, che riporta il Galatina a fiatare sul collo agli argentini. Okay, 15 pari nel allora frattempo, aspettiamo il servizio, il eccolo qua, questa Irene è la vista, ecco qua, potentissima la schiacciata di Luca Stefano che va a castigare la difesa del Galatina e ci porta a 16 in vantaggio. Sì. Aggiorniamo, ecco qua, allora adesso andiamo a vedere, questa è la visuale dalle due camere estreme che usiamo per il rallenti. Vedete che Francesco Perrone sta andando in battuta da un lato e dall'altro, questo ci consente di avere una visuale diciamo tipo challenge perché va a coprire integralmente le linee laterali del campo. Abbiamo che una a regime saranno cablate entrambe in fibra ottica, ma una adesso è sotto ponte mobile e semplicemente perché c'è stato qualche problema logistico nell'installarla, ma dalla prossima volta. Sì, ma io vorrei capire come siete saliti là sopra. Guarda Irene, è uno spettacolo indecoroso per un uomo di 50 anni, quindi va bene così. Non ci stava. Che già mi dici immagino. Mentre noi stiamo parlando del sesso degli angeli di Lana Caprina, siamo sul 16 pari. Felicetti, Perrone! In buca quel cattivone, guarda là che va a combinare. Eccolo Verri qua, pienamente. Si guardano i due 17° punto. Il nostro capitano ha una grinta e uno spirito invidiabili. E per quanto proprio dirlo. Sì, dai. Non molla mai lui. No, non molla e ecco, anche lui rientra nel novero di coloro che in società hanno superato i 18 anni da qualche giorno. Fuori. Ho detto che hanno superato i 18 anni da qualche giorno. Dico, già è vero. Ecco, è quindi. Vero. Orpola. Silenzio. 18 anni. Silenzio. Beato lui che ha superato. Che bella soglia i 18 anni. Io ho già superato. Non voglio dire che ho fatto time out, eccoli qua, perfetto. E allora nel frattempo Irene, senti, facciamocela una scorsa veloce per i nostri sponsorucci, che dici? Sì no, ci vuole, sono tanto allora, tanto carini. Io posso partire da qua vabbè, ci dobbiamo per forza incasinare, prego, vai via. Allora CDL Italia, Borghi d'Italia, FDSRL, Decores Damiani Costruzioni e Costruzioni Solari.
Mentre da questa parte, aiuto, Jamar Caffè, MC Ciampolillo, Outlet Fashion, Francesco Ponzo, Vacchia Eleganza, Lidomania, Iral SRL, Farmacia Casciaro, Torri del Sud, Mascapati e Raoi. E non dimentichiamoci del nostro main sponsor, Prosveta SRL, e a tutti loro va il nostro grazie, grazie, grazie di cuore. Infinito. Bene, torniamo in campo con Luca Stefano, inquadrato dalla nostra camera mobile, Luca Garangelo, che ci propizia questa bellissima battuta con un bel piano americano che accipicchia. Martello qua, Torsello, Torsello Mirko. Eccolo qua. Prontissima la nostra Elisa Cucci in regia a beccare l'istante. Ah, esce Verri ed entra Mazzotta per il Galatina. Ok, si torna. Torna in battuta il Galatina con Mucci. Urso Felicetti, fracasso, tenta la sortita. Ma no, la fanno i giocatori del Galatina. C'è un bellissimo Torsello. Scambio alla pari. Sì, guarda là, va a beccare. Arrivano in due i nostri difensori, ma non ce la fanno a intercettare la palla. Quindi squadre che tornano in questo momento in parità. Ricordiamo che siamo al secondo set e stiamo modulando dalle frequenze del Palauso Antiziano Manni da Ugento per la sesta giornata del campionato nazionale di Serie G, girone B, che vede contrapporsi i Falchi Ugento agli Showy Boys Galatina. I Falchi conducono per un 7-0 e parità anche in questo secondo set con le squadre che veleggiano sul 18 pari. Perrone. Felicetti, di nuovo Perrone, ma non forza, ma c'è Epifani, alza il libero, out, spara totalmente fuori Torsello. Guarda, sono curioso di rivederlo questo rallenti, perché ho visto, sì, lui si guarda tra il muro e la difesa schierata nel lungo nella diagonale praticamente. Ho colto un attimo di indecisione da parte del schiacciatore di Torsello. Sì, 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 che si è trovato praticamente a... Di secondo. Ah, per carità, da questa postazione è tutto facile, tutto bello e tutto comodo. Poi a stare in campo... Anche qua, vedi? Stefano Felicetti dal lato opposto. Alessandro D'Amato, tocco del... Che cosa è successo? Tocco rete? Tocco del muro, infatti... Tocco a rete? Sì, per Schiulli. La rete con la... No, sinceramente ma non me ne ero accorto. Ma l'attacco no. di Alessandro. No, difatti, c'è andata bene, insomma. Perché, ma sinceramente pensavo che fosse la palla ad aver toccato la rete. Evidentemente non è stato così nell'intendimento dell'arbitro. Mazzotta. Si riparte. Di nuovo Torsello, questa volta muro fuori. Ed è proprio Torsello che si... appresta adesso al servizio sul 18-20 per i Falchi Ugento. Chiede la formazione il capitano Francesco Perrone. Bene, sono sincerati di essersi schierati correttamente. Class canonico gesto di avvio dell'arbitro ed è Peschiulli out direttamente. La tensione poi gioca brutti scherzi. Peschiulli va non forzando, ma va direttamente fuori. Quindi 21esimo punto contro i 19 degli Showy Boys in questa seconda frazione di gioco. Siparietto fra Jacopo Urso e Rocco Felicetti, che al momento è l'incaricato ufficiale della battuta per la realizzazione di questo 22esimo punto da parte dei Falchi. Batte, non forza, Rocco Felicetti. Apollonio, Epifani per Mazzotta. Muro a due, che succede? Una doppia credo, viene chiamata, sì, sinceramente è venuto un brivido perché ho visto che, guarda lì, Francesco Perrone si è portato la palla a casa praticamente, cioè... E time out questo, che viene chiamato, ecco da qua. Mister De Vitis per il Galatina. De Vitis, perfetto. Allora, abbiamo dunque 30 secondi di tempo neanche, se vogliamo, per ringraziare tutti coloro che ci seguono e
ricordargli, no Luca, come abbiamo detto prima, insomma, se vi iscrivete sui nostri canali social. Sì, 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 ma guardate, vedete, l'iscrizione ai social è un qualcosa che non costa assolutamente nulla. Però ad esempio proprio con YouTube, guarda Irene, prima di partire c'è stato uno dei nostri tifosi che si avvicina e ha detto: guarda, ma la volta scorsa non sono riuscito a vederlo. Ecco, se uno si iscrive al canale YouTube e attiva la campanella, o ci segue anche su Instagram, sta un po' dappertutto ragazzi, e tranquillamente viene avvisato di tutte. Se andate a vedere le storie che ci sono adesso in giro, anzi sapete che c'è? Adesso ne pubblichiamo una in diretta, Vai, vai. Andiamo solo. Mazzotta Apollonio di nuovo per Mazzotta, Murato, ma c'è Apollonio dietro, Epifani per Torsello, fuori l'attacco di Torsello con la palla. Ciao. Che va a finire direttamente fuori. Aggiorniamo il tabellone e ti dirò, a favore di social andiamo a far vedere come nasce, sì, dai, cresce un tabellone. 23 a 19 dietro, qui, raga. 23 a 19 lì. E Irene Viva e Luca Carluccio e Paolo Carluccio ed Elisa Cucci in regia. Con e là in fondo lo vogliamo inquadrare il nostro sì, Luca, ma sta semi nascosto, sta lì, guardalo, guardalo, eccolo. Ecchilo. La nostra preziosissima camera mobile. Che sbadiglione gli si apre. Bene, nel frattempo, mentre noi pinzollacchieravamo, che succede? C'è un altro timeout? Ah, sì. Ok, sul 23 a 20. Bene. Io allora, Irene, mi dai perdonami. Due secondi, Dara, devo dire una cosa che poi diremo. Prego, guarda, fine. Ti do il pieno schermo. Scusate se ho ce l'ho in mano, ma se ci state seguendo, guardate tra un attimo sui nostri social, troverete uscire. Bellissima storia, mamma mia, che visi spiritati, ma così siamo? No, io devo dire una cosa, tra un po' di copertina. Grazie ai ragazzi della regia, a Luca dall'altra parte, sono dei ragazzini che si prestano ad un lavoro veramente faticoso e mi fanno emozionare a vederli così giovani che si impegnano così tanto. È bello vedervi così impegnati, grazie ragazzi, un applauso per voi. Ecco. Questa storia è tutta per voi ragazzi. Ah, che facile. Eccola qua. Sembriamo scappati da un manicomio criminale questa tu! Cosa. Io no. Grazie, io sono sempre, sempre molto fresca. Gentile. Nel frattempo i nostri falchi, mentre noi, ripeto, pensavamo alla lana caprina, hanno conquistato il primo set ball di questo secondo set. Manicomio criminale, però mi piace. Io che sono amante dei thriller, adoro Donato Carrisi, quindi... Sì, la finisci Alessandro D'Amato, mamma mia, che cosa stanno mamma Perrone con un braccio, Perrone Felicetti, babam Stefano che fuori. Va fuori, viene chiamata correttamente fuori, quindi primo set ball annullato da parte degli Shoei Boys Galatina in questa seconda frazione di gioco, con il servizio che torna nelle mani dei ragazzi biancoverdi. Cambio nelle fine del Galatina, entra in campo il numero 15, vediamo un po', non lo trovo in rosa, eccolo qua, no? È Berry. Berry. Sì, eccolo qua. Quindi rientra Berry ed esce di nuovo Preste, forse era. Felicetti per Alessandro. Bomba di Alessandro Seclic che chiude la partita di questo secondo set in maniera possente. Bene. Eccolo qua, 0, azzeriamo i numeri. Seconda frazione di gioco. Si va sulla seconda frazione di gioco e se la regia ha a disposizione gli highlights, noi eventualmente potremmo provare anche a farli vedere. E ci dicono di sì, e allora gustiamoceli questi highlights. Tutti per voi! Ma dimmi tu, io cosa devo vedere? We'll be right back.
Allora, eccoci qua. Torniamo in campo. Terzo set inizia, ultima ghirlanda da appendere. Eccolo lui. Questa sera si è fissato con le ghirlande. Vabbè. Hey. Guardala, guardala. Oh, affai di risturrai. Mamma mia, come devo fare io con quest'uomo? Ditemi come devo fare. Datemi dei suggerimenti. Un fuco, un pico, già c'è fare. Eccolo qua. No. Adesso ci manca il Babbo Natale, quello che fa. Ho, ho, ho. Oh, vedi? Oh, beh, la panza c'è volendo, vedi? Ma sarà tinteggiata di rosso ed è fatta, non ci vuole niente. Mi mancherebbe la barba e il cappello, ma rimediamo facilmente. Il cappello sì, perché insomma generalmente, sai, se vedono i Babbo Natali con i capelli lunghi, bianchi, qua stavano un pochettino bianchi, qualcuno c'è, i capelli però latitano un po', va, torniamo in campo, va, Rocco Felicetti. Bella, bella l'azione offensiva del Galatina, bella speciale, azione, sì, guardala. Bene. Bravo Iaccarino con questo suo lungolinea. Mette il primo step in questa terza frazione di gioco. Ricordiamo che stiamo modulando dal Palau San Tiziano Manni, sesta giornata del campionato nazionale di Serie C, girone B, che vede confrontarsi i Falchi Ugento in casa. Mamma mia, che sta succedendo? Torsello. Bravissimi i giocatori del Galatina, appunto contro gli Showy Boys Galatina. No! No. Francesco? Francesco? No. Hello? Pobacco! Francesco, quando risentirai questa Hola. poi ce la spieghi, eh? Va bene, ok, 2-0. Ha tentato una mandracata qua, ma sì. Stefano Felicetti, veloce, wow. Per guarda là, guarda là che va a combinare Pebacco. Alessandro Seclic è il secondo, ecco, insieme ad Antonio Fracasso, ad aver acquisito un livello di confidenza in zona d'attacco con Rocco Felicetti, veramente, veramente commovente. Alessandro D'Amato, qui vediamo in battuta in questo momento. Attenzione, fuori, totalmente fuori. Cade anche a terra. Muci, credo che sia. Vediamo un po' se adesso comincio, sì, esatto. Ai che alla fine ce l'ho fatta a memorizzare. Sì, e tu ce l'hai fatta, io sono rimasto a Epifani, ma allora, la demenza senile. Muci, Epifani per Muci che appoggia Felicetti, ricezione alta. Urso va per Francesco Perrone, palla che torna nella metà campo dei Falchi. Andiamo, Felicetti, Stefano va a piazzare, guardate. Torna. Qui che combina questo ragazzaccio, guarda lì. Rimane, eccola là, insaccato tra muro e rete il pallone, muro di Torsello e di Epifani. 2-3 in battuta D'Amato. Muci, Epifani per Torsello che no, va fuori tempo. Torsello cerca sì, ma non trova, eccolo qua, parte da molto insacca. Lontano da fondo campo. Va a staccare poco prima delle linee di 3 metri, ma non trova la coordinazione giusta per tirare la palla corta, al di là della. Ma 4-2, era ancora troppo corta. Alessandro D'Amato. Di nuovo Muci. Sporca la ricezione di Muci. Recupera Pollonio, butta dentro Torsello. D'Amato. Felicetti va sul lato opposto per Luca Stefano che piazza una bomba intercettata dalla difesa del Galatina, ma sì, che va a finire in seconda battuta direttamente in tribuna, come stiamo vedendo dal nostro rallenti. Ci prova va Pollonio, direttamente ma al di là della staccionata. Time out chiamato dal mister De Vitis. Grazie Irene di correre immediatamente in soccorso non appena ti accorgi che sto per dire. E manca la parola, no, ma siamo tutti più buoni, è Natale, guarda, ma che certo. Ma guarda che ma io sto qua raga, per ma questo, io cioè ma guarda, cioè qui ci va fatta una cosa, No, qua va guarda, fatto questo. Guarda, facciamo una cosa bellissima. Dobbiamo no, vedere se riusciamo ad appenderti le. Aspetta. non ridere. Allora. Vedete che mi guarda, si è facciamo, facciamo così, Chiocco. Tienili in mano. Aspetta. No, tienili così, no, tienili così. Guarda. Oppala.
Eccolo. È partito con la canzoncina di Natale. Jingle bell, jingle bell. Voilà. Con Alessandro D'Amato, con Mister De Giorgi. Ecco qua. Mugi. Ah, bella, bella azione offensiva del Galatina. Dai, Galatina. Nel frattempo si è ridestato con Peschiulli. E conquista il terzo punto. Allora andiamo a curare il lato social. Bene, Epifani adesso per i ragazzi del Galatina. C'è Jacopo, Urso, Perrone, ma c'è Verri pronto in difesa. Muci! Fuori il muro ugentino. E questo consente alla Galatina di conquistare un altro punto e di accorciare le distanze. Adesso è soltanto una la lunghezza che ci che li separa dai falchi Ugento. Bellissima questa inquadratura che ci regala il nostro Luca Carangelo. D'Amato. Urso chiamasse la palla, ma fa una bellissima alzata a vantaggio di Luca Stefano, che butta dentro senza forzare troppo. Torsello. Free ball regalata ai giocatori del Galatina. Felicetti. Secli, che non ne sbaglia una. Ribadisco l'intesa fra questi due. E realmente, guarda lì, ci provano i ragazzi del Galatina, ma non riescono a raggiungere la palla che esce sulla laterale più lontana, sì, dalla nostra, diciamo, posizione del campo. Il tocco di Peschiulli e di Torsello non ha facilitato il recupero di questo attacco. Alessandro Seglini nel frattempo è andato a battere Perrone. Felicetti dalla seconda linea. Giù! Luca Stefano, la palla si ferma contro il muro e viene intercettata dai ragazzi del Galatina. Seglini. Felicetti va di nuovo per Luca Stefano, che sbomba questa volta, sceglie l'angolazione giusta e guadagna un bellissimo blockout senza neanche forzare particolarmente. Eccolo qua. Ma c'è sempre stato il tocco, credo, del muro qui, sempre di Peschiulli e di Muci. 4-7. Secli. Epifani per Peschiulli. Secli. Felicetti, Perrone va a fare una diagonale corta, Muci, tutto all'interno dell'area di 3 metri, la palla torna dei falchi. Torsello. Stefano. Felicetti, Stefano. Va giù, muro a terra. Eccola è qua. Sempre il muro di Peschiulli e di Muci che non riesce a chiudere, sì, sull'attacco di Stefano. Sì. C'è un cambio, esce di nuovo, adesso esce Torsello ed entra di nuovo il numero 3 Mazzotta. Irene, che bell'aria sarà, ma io sono particolarmente sensibile a Natale, dico, quando arriva, per quanto, sì, ci sia uno scirocco, voglio dire che sembra che siamo a fine agosto come temperatura. Salvo, eccolo qua, che succede? Viene chiamato tocco, credo, di Luca Stefano, okay, penso, perché l'ho visto disperarsi dopo il fischio dell'arbitro. Torna in battuta il Galatina con Michele Muci. Riceve Stefano. Felicetti, mamma mia, che ha fatto? Ma guarda lui pure. Francesco, però. Cioè, Felicetti, guardate, guardate che fa, guardate. Guardate come riesce ad alzare. Cioè. L'esperienza. Ah. L'esperienza c'è tutta, però. Quel Felicetti. Giovanotto malandrino lì, vabbè, ok. Bene, ce la facciamo ad avere un bel primo piano di Francesco Perrone? Eccolo qua. Sì, ce la facciamo. Ecco. Grazie, la regia. Capitano. Via. Tac. Epifani per Verri, che spinge, cerca il tocco del muro ugentino, ma non riesce ad intercettare le mani di Perrone. E ci regala in questo modo il decimo punto in questa terza frazione di gioco. Ricordiamo che i falchi conducono il match per 2-0 con Alessandro D'Amato, che in questo momento sta incitando, sta andando a fomentare la curva. La curva. Che prontamente alza il tono. Francesco Perrone regala questa. Sbaglia questo punto, servizio, sì, Francesco, non sbaglio il servizio, però sinceramente Irene, rispetto alle volte scorse, va decisamente molto molto meglio, perché
se non ricordo male, ne abbiamo fatti soltanto due di errori in battuta. Va a battere Peschiulli. Urso, mamma mia, che guarda che combina, guarda. Felicetti è... ed è contento, si gira verso compagno. Ma ecco, vedi, questi sono i tocchi d'esperienza ovviamente, no? Perché va lì e ha sfiorato la palla sotto rete, ha dato giusto la spintarella che serviva per mandarla dall'altra parte. E vabbè. Ok, Luca Stefano in battuta, torniamo nel complessivo. Vediamo se forza, sì. Sempre, non c'è da... E qualcuna entra e qualcuna no. Però comunque il fatto che Luca Stefano forzi è assolutamente uno dei capisaldi del... della nostra tecnica di gioco. Se non fosse così, sì, ci sarebbe da preoccuparsi. Mazzotto in battuta. Via in campo Stefano. Felicetti per D'Amato. Ma c'è Verri. Tenta la sortita e ce la fa. Ce la fa. Bella azione. E bel graffio. Accorcia ancora un po' la distanza con Antonio. Dovremmo aggiornare il... Era Antonio Fragasso? No, forse Alessandro era D'Amato? Irene, ormai non hai più bisogno... Guarda, Puoi andare, via. Luca? Va bene, arrivederci. Io portati le palline. Adesso non facciamo allusioni. Mamma mia, non si può dire niente qua. Allora, dicevamo 11-8. Sì. Allora, in battuta abbiamo Mazzotta per il Galatina. L'arbitro, battuta, riceve Stefano. Felicetti per il capitano. Boom! Asce, Mucci, Verri, Murato. Murato efficacissimamente dal muro a due. E la palla stavolta che va a finire direttamente in rete. Passa. Bellissimo il muro precedente. Felicetti, Fragasso che ora si incarica della battuta. 12 sono i punti adesso dei nostri falchi. Batte 12 il nostro Fragasso, risponde Galatina 8. Si allunga. 4 le lunghezze di vantaggio fra i falchi e gli Showy Boys Galatina. Di che comunque tente, stanno Pifani, disputando realmente una bella gara. Chiama la pipe, eccolo, Rocco, eccolo. Felicetti, attenzione, eccolo là, qui, partita, attenzione. Guarda che cosa va a fare, bravi, bellissimo scambio, alza Felicetti, va D'Amato dal lato opposto, ricevono i ragazzi degli Showy Boys, bellissimo, Verri, buttano dentro D'Amato, Felicetti e va Francesco Perrone, potentissima anche la sua schiacciata. Questa qui va integralmente negli highlights perché è un'azione meravigliosa. Comunque vada a finire, continuano gli scambi, la palla è ancora in volo. Palla che viene bloccata nella metà campo di Galatina dei ragazzi, bravi. Chiudono con questo scambio che al momento credo Irene sia stato il più avvincente fino a questo momento di questo match. Sicuramente. Eccolo qua. Hai tirato tutto d'un fiato. Sì, vabbè, è così. Quando mi viene, quando mi prende. Un po' come l'atmosfera natalizia. Ari, dai. Via. Allora, esce 12. In questo momento. C'è ma talmente stato che è preso, un no? Cambio. Che si dimentica pure di aggiornare il tabellone. Ma sì, non so se ci fossi io qua. Barca. Siamo tutti più buoni. Alla deriva. Pensa alle palline, lui. Allora. Ma sì, dai. Mazzo, viene, poi hai risaputo che qui l'anima assennata di questa cosa sei tu, voglio dire, cioè non è che... Vabbè, va. Verri riceve Stefano, Felicetti per D'Amato, ma Verri cerca di difendere questo attacco che molto probabilmente era fuori. 13° punto per i nostri falchi con Felicetti in battuta. E Verri che ovviamente si mortifica. Riceve Mucci. Epifani per lo, sempre per Mucci. Fuori il suo attacco. Non c'è il tocco del muro. Vediamo un attimo cosa ci dice il rallenti. Sì, il rallenti ci conferma che questo effettivamente era il 14° punto per i falchi. Rocco Felicetti che si incarica della battuta.
raggruppati i nostri falchi in zona offensiva. Ecco, ora si vanno a prendere posizioni. Felicetti. Urso che si improvvisa alzatore per Alessandro D'Amato, che schianta la palla contro il nastro, tenta la sortita pancake di Alessandro D'Amato e va giù. Ma qua c'è sempre Capitan. Felicetti, Terrone. Capitan di nuovo, eccolo. Mucci. Giù, Urso che sta crescendo, ragazzi, sta crescendo, guarda lì, guarda lì. Guarda, allora noi ci guardiamo il rallenti, guardiamo il giubilo, però poi Irene, secondo me, sì, sta crescendo sto ragazzo. Molto bravo Jacopo, molto molto bravo. Mucci, Epifani per Iaccarino. Marziale ora, il ritmo del tamburo della curva dei falchi. Epifani per Mazzotta. Urso, bellissima Urso. La ricezione, guarda lì Felicetti che ti va a combinare sotto rete. Verri. Ma letteralmente Epifani sotto la rete Mazzotta, fuori. Con la palla che va a finire fuori, 16° punto, e quindi sale l'entusiasmo e l'euforia in campo. Entra adesso guardate, doveroso secondo me Epifani. Questo tributo a Rocco Felicetti, eccolo qua il nostro palleggiatore che, mamma mia, non riesce a distinguersi in maniera eccellente in ogni posizione. Oggi abbiamo visto un saggio d'atletica da parte sua, non una partita di pallavolo. Intanto aggiorniamo il fatto che cambia la regia nel Galatina, esce Epifani ed entra Stefano, riesce a recuperare Secliva ad alzare per Alessandro D'Amato che butta dentro Articola, l'attacco è bello, 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 se è dentro è una bella azione del Galatina che in maniera poco più che istintiva va a tirare una palla sul fondo del campo lasciata sfilare dalla difesa dell'Ugento e conquista il 10° punto di servizio in questa terza frazione di gioco. Iaccarino out fuori. Questa sì. Diciassettesimo punto, si incarica della battuta Alessandro D'Amato. Riceve Mucci, De Santis sempre per Mucci, Murato, Verri, De Santis per Mucci. Che succede? Viene una doppia, chiamata credo. Una doppia, sì. Vediamo un attimo se il replay chiama tempo. Intanto mister De Santis. Ok, e sul tempo facciamo passare il promo lungo per l'iscrizione ai nostri social. E già che Irene, diamo un'occhiata a quello che sta succedendo sulla diretta che abbiamo pienamente attiva con un bel pubblico che ci segue. E grazie a tutti voi che in questa domenica sera vi state intrattenendo con noi. Grazie. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Eccola, vedi? Che se stai, ma è contagioso. Tu sei l'atmosfera. Come il coronavirus, capito? Lui è nell'aria, quindi stai a fianco a lui, ti infetta. Ma io non lo so. Cioè, ma scusa, ma come il coronavirus? Vabbè, adesso stavo scherzando. La mia vita è finita nel secchio dell'umido in un attimo. Non so se riuscirò a ripetere. La tua vita non è finita nel secchio dell'umido, ma come coronavirus è finita fra i rifiuti speciali, farmaceutici, quelli sanitari. Ma scusa, ma la sentite? Sono cattiva. Vai. Vabbè, allora nel frattempo il Galatina ha conquistato il suo 11° punto. Aggiorniamo il tabellone. 18, vai. Via. 18, la palla fuori, no, viene chiamata dentro. Ai, vediamo un po'. Riusciamo a vederlo? Non so se la regia ha i rallenti di questa azione. Che sarebbe interessante da rivedere, sfruttando il vantaggio di questo momento. Sì, è il momento ideale se ce l'abbiamo regia, perché eccolo qua, vediamo un attimo, eccolo, vediamo un attimo come si è svolta l'azione, la palla va, vediamo un po' se blocchiamo il fotogramma sulla linea, proprio esattamente sulla linea, guarda lì, è esattamente sulla linea, sì, quindi corretta anche in questo caso la decisione arbitrale. Che è successo?
Sospiri? No, no, sospiri, bello, ripeto, è Natale. Non so, ma già mi sta frullando tipo la volta prossima, no, fa una tombolata. Una tombolata di palazzetto. Di bello. A parte no. I nostri falchi. Ma sei malevola però, eh? No. Non sono malevola. Allora sono no, malpensante no. Io, diciamo no. Così, beh. No. Ave Maria, via, torniamo in campo. Urso, Felicetti, Stefano va a tirare giù una palla che però va a finire fuori. Sì. Molto, molto potente. Tenta di angolare, di cercare l'angolo. Ma no, è una martellata, fuori. Però, veramente. Tredicesimo punto per gli Showy Boys in questo terzo set. De Santis in battuta. E va la palla, va a finire in rete. Regalandoci il cambio di servizio e il diciannovesimo punto. Siamo online da 1:32 con all'incirca sono le 8, un'ora e ci avviciniamo a 1:20 di gioco. Nel frattempo cambio Alessandro Secri ed entra Ferilli col numero 20. Ed è proprio Ferilli che si accinge adesso a battere sul 19-13 per i Falteggento. Ecco, tocca il nastro il suo servizio. Spinge Perrone. Felicetti, Stefano, che cosa è andata? Ha dato una cucchiaiata alla palla, guardate qui. Sì. Cioè non ha forzato, è saltato, ha visto il muro proprio. Boom. Ecco, è una padellata che va a piazzarsi verso la zona 5. Ma non esattamente in zona 5, giusto quei 30 centimetri in più per impedire alla difesa del Galatina di poterla intercettare. Bravo Luca Stefano. 13-20. Ferilli. Ah, stavolta non passa. Rientra in campo di nuovo Secchini. Eccolo qua il nostro Luca Stefano che ci mostra i suoi muscoli. Tra l'altro, dico, cioè, sembra veramente Gig Robot d'acciaio, Luca. Infatti, io l'avevo soprannominato proprio così: Gig Robot. Quindi siamo sul 20-14 in questo momento. Muci in battuta. D'Amato, Felicetti, boy! Beffato! Antonio Fracasso, guarda lì che ti combina. Guarda lì, pacchete e ti cerca l'angolino. Qui. Il nostro Antonio Fracasso, eccolo qua. Anche lui mostra i muscoli. Nel frattempo Capitan Perrone in battuta. De Santis per Mazzotta, Murato. Vediamo cosa fa adesso, appoggia free ball. Fracasso, Felicetti, Fracasso con la palla che inevitabilmente va a finire a terra, anche praticamente in no, c'è stato il tentativo del muro di Galatina, ma Antonio era molto molto angolato, quindi è riuscito a trovare una diagonale stretta. 22esimo punto con questo terzo set che si avvia verso la conclusione. Nuovo Perrone. Riceve. Forza. Apollonio. De Santis per Verri, ma niente. Felicetti per Antonio Fracasso. Eccolo, di nuovo, stesso, identico schema. Veloce, identico schema, guarda lì. Muro del Galatina sbilanciato verso la parte centrale del campo con Antonio che va a baccare l'angolino immediatamente dopo la zona dei 3 metri. Nuovamente Francesco Perrone in battuta. E siamo a 23-14. Eccolo qua il nostro capitano. Va al salto, forza. Muci, De Santis per Verri, Murato. Ma c'è Apollonio a difendere. Mazzotta spinge. Perrone. Il nostro capitano. Felicetti, Stefano, muro fuori, direi. Vediamo. Sì, esatto. Abbiamo visto giusto, ma per scrupolo match riguardiamoci point, il ralenti ragazzi, e siamo match point. Al match point. Con il nostro eccolo capitan, qua. Come lo soprannominiamo? Dillo bene. Placca! Placca il nostro capitan Francesco Placca. Guarda se va come deve ora. Boom! Giù. Muci. Impegnativa Verri la recezione da parte dentro, tanto da regalarci una free ball. D'Amato, Felicetti, Fracasso! Vediamo, recuperano, Muci, bravissimi ragazzi del Galatina, Mazzotta. Tirano dentro, Urso, Felicetti va per Luca Stefano stavolta con chiude, la palla chiude, che chiude, finisce chiude, e chiude, chiudiamo, chiude, si chiude, salta la curva, okay. La curva,
eccoli qua i nostri ragazzi che esultano al centro, eccoli, propiziati dalla camera di Luca Garangelo a bordo campo. Partita che si chiude con un secco 3-0 a vantaggio dei Falchi Ugento. Bravi ragazzi. Comunque è stata una bella partita, diciamo che bella. A parte quest'ultimo set molto particolare, perché ha visto sempre i nostri Falchi sì. in vantaggio. Gli altri due ce li siamo giocati proprio all'ultimo punto. Sì, difatti. Quindi complimenti anche alla squadra del Galatina, un applauso anche a loro e a mister Antonio De Vitis. Bravi, eccoli là, bravi. Scusate, noi ci alziamo un attimo. Vediamo se la regia ci inquadra adesso il tuffo della squadra verso i tifosi. Bravi, va. Bravi ragazzi. Ah, finalmente. Eccoci qua. Queste sono soddisfazioni, ragazzi, sono soddisfazioni. Difatti. Luca, stavo pensando a un outfit per la prossima diretta. La prossima volta ci veniamo con il coso da Babbo Natale. Mi dai carta bianca? Senti Irene, qui ci sarebbe da fare una cosa, non so se ce la faccio, E dai, però, provaci, se ce la faccio, ci provo. Tu sei malandrino, chissà che sei sognato, va a capire. Se magari ci rendi partecipi. Lo vedo che è schizzato via come un fulmine, avrà adocchiato qualche situazione propizia. Nel frattempo la squadra si sta sistemando per la classica foto di rito. I ragazzi della curva credo che si debbano mantenere dietro, forse non si può entrare in campo. Matteo nel frattempo ha recuperato il suo cucciolo, eccoli là, guardateli. Che pagliacci. Guardate come vorrei che voi vedeste come stanno. Si sono messi in una posa. Ma sono dei pagliaccetti proprio. Allora, in tutto ciò, Luca nel frattempo ha raggiunto i ragazzi della curva. E stanno cercando di chiamare Perrone. gli cantano tanti auguri, adesso lo possiamo dire. Che il nostro capitano la scorsa settimana ha compiuto gli anni e i ragazzi avevano deciso di fargli una sorpresa, poi purtroppo c'è stato degli imprevisti e non siamo riusciti ad organizzarla per come avevamo pensato. E adesso vedo Luca rientrare, eccolo qui. Frattempo Perrone è stato veramente carino, li ha ringraziati. C'è, allora, quanto che mi piacciono ste cose. E tu ti sei messo in mezzo, sì, allora. Ma sono l'arrufa popolo, via. Bellissima sta cosa. Lui, arrufa. Grr, via. Bene, no. Allora, Irene, ma non mi sembra vero. Posso lanciare un basta che non me lo lanci addosso, no. Fai quello che vuoi. Allora, guardate ragazzi, se volete, adesso proprio sì, a parte che ricordatevi no, questo. Tu parla, non ti preoccupare. No, facciamo vedere, guardate come sono carine, Ma poi sono per una causa qui fuori, che merita qui fuori solo di essere sostenuta, ragazzi. ABS sorriso di Ugento. Arcobaleno. Non ci dobbiamo. Ecco, arcobaleno. Guardiamo, facciamo vedere il bigliettino. Ecco qua, l'arcobaleno Onlus. Con la sua sede in via Dante Alighieri. Dicevo, io stavo pensando ad un outfit per la prossima diretta. Se ci volete mandare qualche messaggino. Grandi! Allora, bene. No. Voglio dire, non in costume da bagno, cioè non bisogna. No, anche perché cose. Abbiamo una certa età, voglio dire. No, per non spaventare. Se volete io la maglia del dottor Gibò rossa ve la posso mettere, voglio dire, con la maglietta della salute rossa, dico. Però ecco, magari un bel cappellino, no? Che ne dici, Irene? Sì, qualche idea. Anche perché la prossima sarà l'ultima prima. A Luca appendiamo le palline. Dai, così. Come i gatti, sai che hanno i campanellini, i gatti? Ah, le campanelle.
Sta ragazza sì. È pericolosa però, cioè, sì, basta andare un attimo e schizza per la radio. Verde come il Grinch. Vabbè. C'è una tutta una bella zona, ma... Comunque guarda, accetto suggerimenti. Che altro direi verde come Shrek? Mi sa così. Mi è piaciuta questa. Non sei. No, non no. Sei. Però vabbè, sai, ormai voglio bene, dire, è arrivata. Ma io c'è, ma su scusa, ma su acida, casu vedi, cattiva, però vedi, dai, paragonarlo a Shrek proprio. Ecco, e però vedi, sai quando Shrek, voglio dire, quando si superano i 18 da un pochettino di giorni, ecco, sempre lì, poi dopo sai inizi a vedere il viale del tramonto e a un certo punto dici ma che sto facendo qui, vabbè dai, tra un poco dovrai smontare perché della regia sta dicendo vedi che dobbiamo smontare, ah fatissimo, RSA è la pancia che comincia a dare, va per conto suo. Un bacio al nostro, i nostri giocatori intanto ci salutano, D'Amato, che ci eccoli manda baci qua. E bene, noi allora, no. Non mi sembra vero, 19 ci senti, non lo so, vogliamo parlare, che so, di vogliamo farci ricette natalizie, quest'ora, non lo so, preparazione di porcigiuzzi caltellate e vermicelli col baccalà. Se non vuoi rischiare un linciaggio stasera, che di là li vedo agguerriti. Sì, mi sa che stanno abbastanza affamati, dici di no, no? Vabbè, direi. Ok. E allora direi di... tirarla breve, e però un ringraziamento dobbiamo fare, Irene, perché insomma comunque tutta sta baracca poi ovviamente bellissima. Guarda, oggi mi è piaciuta particolarmente questa partita, guarda, è scatenata, ripeto, sarà l'atmosfera natalizia. Saranno state le palline, vabbè. Non lo so, mistero, però eccoli i nostri sponsor, coloro che sono il motore, la linfa e la benzina di tutto questo dal punto di vista del sostegno economico, perché sapete che poi tutto questo è fantastico, è bellissimo, ma anche comunque dei costi da dover sostenere. Lato 1, lato 2, lì ormai sono rimasti in pochissimi perché poi chiaramente scendono qui sotto a familiarizzare con i giocatori. Se abbiamo la complessiva, eccola qua, no ma non si vede, guarda, un attimo solo che vado a manipolare. La curva è composta da tutti i ragazzi del settore giovanile, quindi c'è anche questa... voglia a fine di partita di scambiare qualche chiacchiera, qualche ecco sorriso con i loro sì, con i sono loro tutti idoli. Qui sotto ovviamente sono lì, molti giocano appunto le serie giovanili, quindi vedere esatto. Qualcuno più grande sicuramente per loro è bello, è importante, certo. E ha la sua importanza sicuramente, voglio dire, anche questo fa parte di questo splendido circo che è la Pallavolo Ugentina, che è rinata e che quest'anno festeggia i 50 anni, ricordiamolo. Ora allora dicevamo, velocemente. Voilà, via, stavolta Civiele io vado... Civiele Italia. Vabbè, scambiamo, okay, no, perché io sto dalla parte, lo sì. Ammetto, sto dalla parte mia e vedo meglio. Okay. A te lascio io sono il vecchietto. No, io l'ho detto che non vedo. No, comunque io se tolgo gli occhiali non vedo manco dove sta il computer. Vabbè, ti vedo okay. Io, non ti allora, bene, allora, Civiele via. Italia. Dunque, Giamar Caffè. Borghi d'Italia. MC Ciampolillo. FDSRL. Outlet Fashion. Decores. Lido Mania, Damiani Costruzioni, Francesco Ponzo, Impresa Costruzioni di Taurisano, Costruzioni Solari, Iral SRL, Farmacia Casciaro Maria Elisa, Torri del Sud, Mascapati, Raoil e poi all'unisono Prosveta. Wow, bellissima questa diretta. A noi è piaciuta tanto, ci siamo divertiti veramente tantissimo. E speriamo di tornare presto. Dire, speriamo non di so. Tornare presto. Quando è il prossimo incontro? Mi sa che dovrebbe essere la. Non so se la prossima settimana siamo in. No, oggi è due, no, il 17, se non ricordo male. Aspetta. In casa? No, non mi dite così. 3 più 14, 17. Sì, oh, sì, sì, perché? Che abbiamo? No, forse no, guardiamo perché. C'è una partita in casa delle giovanili, quindi penso che forse non lo so, okay. Credo che non staremo qui, però vediamo. Va bene, vediamo. Comunque, dovrebbe essere nei paraggi del 17, ma comunque, guardate, volete un consiglio, ragazzi, sì. Ma volete un consiglio, facile, guardate, ecco, qua sotto stanno i nostri social, ASD Falchiugento su YouTube, ASD Falchiugento su Facebook, ASD, no, scusate, Chiocciola Falchiugento su Instagram e basta fare un clicchino su tutte e tre e siete informati in tempo reale di qualunque strana cosa ci passi per la testa.
qui abbiamo anche il nostro presidente che ha evidenti problemi di cuore, sì. Sta, eccolo, sta passando, lo vedete, sta proprio inquadrato sotto la telecamera. Più che di cuore, lì, avrà problemi per qualcos'altro. Ah, non lo so, non lo so. Sai, presidente, non so, ma provi con qualche cura omeopatica. Com'era quella cosa di Bach? Com'era, che cos'era? Fiori, fiori di Bach. Ah, giusto, quelli, i fiori di Bach. Provi con quello, eventualmente. Stasera sono bacchettate. Stasera sono bacchettate, ragazzi, sono mazzate serie qua, proprio nei denti, sì, di fatti. Ok, detto ciò, signori, da saluta Irene Viva e Luca Carluccio non ci rimane che darvi un grandissimo bacio. Mua. Buona festa dell'Immacolata, serena preparazione a Natale e ci vediamo alla prossima. Grazie di essere stati con noi. Un abbraccio. Ciao. Ciao, 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 ciao. Yeah. We're like the waves on a big blue storm sea. We're a little messed up. Until we hit the ground and then we always get back up again. We're a little messed up. Tired of love songs, I'm so tired of you.
Coldplay on repeat, watching people on the street as I go by. And it doesn't even matter to me where I go. I just feel I need to take a ride. Got my coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheel's in motion.